Le radiazioni ottiche generate artificialmente da apparati tecnologici presenti nei luoghi di lavoro, quali ad esempio le saldatrici, le lampade a ultravioletti, ma anche da corpi incandescenti quali metalli o vetro fusi, possono provocare conseguenze dannose per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare a carico dell'occhio e della cute. Il datore di lavoro, assieme al servizio di prevenzione e protezione, deve effettuare correttamente la valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali ed implementare le misure di prevenzione e protezione necessarie. Il corso, organizzato da Vega Formazione, consente di approfondire la corretta valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali.